Stasera, come letto dal titolo, voglio fare un video tag realizzato da Gennard. Ha fatto questo video tag sui cani. Allora, prima domanda: dice chi ha creato questo video tag? Vabbè, l'ho appena detto. Gennard ASMR. Hai un cane? Se sì o no, per quale motivo? Non ho un cane perché ho un gatto, ma comunque non mi prenderei comunque. Se trovassi il cane quello giusto per me, chi lo sa, potrebbe succedere. E per adesso ho una bellissima gatta e non penso che a Sam farebbe piacere avere un cane addosso. Cioè, lei è una gatta femmina alfa e già se la prende con le piante, figuriamoci se prendo anche un cagnolino, lo fa fuori subito, lo schiavizza. Secondo il mio punto di vista, i cani hanno un odore, non vorrei dire puzzano, però è brutto da dire puzzano, puzzano, puzzano. Diciamo che hanno un odore troppo forte e a me danno fastidio, proprio lo dico schiettamente, non offendetevi amanti dei cani, perché anche se li lavi poi un secondo dopo hanno già il loro odore che è molto forte. Invece i gatti, io vabbè, la mia la lavo, però prende l'odore del luogo o dell'oggetto sul quale si addormenta e lei dorme sul mio letto, quindi sa tipo da sapone, da detersivo, da ammorbidente, cioè capito? Ha sempre un buon profumo e quindi lei è sempre molto profumata, al di là che però appunto se la lavi un secondo dopo sa ancora da profumo, non è che sa da un odore forte. I gatti che avevamo in campagna dormivano sul fieno e profumavano sempre di fieno, per esempio. E poi, secondo te sono sempre intelligenti i cani? I cani, come gli esseri umani, hanno ognuno una sua intelligenza. Io penso che anche gli esseri umani non sono di stupidi, ma nel senso che ognuno ha la propria intelligenza, che può essere più portata a capire una cosa piuttosto che un'altra e viceversa. Quindi magari, vabbè, ce ne sarà qualcuno di stupidino, ma magari ha un altro tipo di intelligenza, ecco. Sì, ce ne sono alcuni che sembrano un po' più stupidi, ma secondo me in realtà sanno il fatto loro, è che magari fanno gli stupidi perché gli conviene così, no, scherzo. Allora, cosa pensi dei cani che abbaiano? Allora, i cani che abbaiano a me danno fastidio, perché comunque mi danno fastidio i suoni forti in generale. Quindi tipo quando sto registrando un video, il vicino di casa che sta in appartamento si è preso un cane gigante, che come gli è venuta in mente sta idea, non vuole neanche saperlo. Lo lasciano lì da solo e abbaia, giustamente. Cosa deve fare un cane? Se non dormire, mangiare e defecare. Come i gatti, ma almeno i gatti. Sì, la mia gatta. Vabbè, non è un video sui gatti. Peccati, non è un video sui gatti. E parlo sempre di Sam, perché è un po' un cagatto, Sam. Quindi. Che non è una parolaccia, è una fusione tra cane e gatto. Comunque. Fastidio quando abbaiano, so che hanno
Quindi sì, mi dà fastidio. Secondo te i cani sono sempre buoni di natura o se sono cattivi e aggressivi dipende solo e unicamente dai loro padroni e o esseri umani? Questa è una bella domanda perché in realtà non ne ho idea. Perché dal mio punto di vista, secondo me, sono come i bambini, no? Nascono tutti ingenui, poi dopo se però ti succede qualcosa di brutto ti resta il trauma.
senso, perché tipo in campagna lasciano i cani fuori, che anche fanno da guardia alla corte, si dice, no? Se non hanno la catena e sono liberi di muoversi come preferiscono, ed è un luogo recintato, cioè che sono protetti lì nel loro territorio, nel loro giardino, perché no? Cioè, non capisco cosa ci sia di sbagliato in questo. Qui non specifica che sono abbandonati a loro stessi, sono nel loro giardino, nella loro proprietà, che loro possono difendere. Insomma, se si intende la domanda così, se invece si intende lasciare i cani da soli al loro destino in un giardino dove se piove, se grandina, se nevica, se c'è un sole che picchia fortissimo, si lascia lì abbandonati così, no. Dei cani molto vivaci e socievoli, li ami, li odi o ti sono indifferenti? Insomma, a comportarsi con le persone che non conosce, perché non siamo.
Sarò a piedi e boh, probabilmente mi avrebbero morso, non lo so, ma anche
messa su io là, a mani nude, e però per fortuna non è successo niente col brancolo di cani, però poteva succedere anche qualcosa di brutto, mi sono preso solo paura. Poteva anche non succedere nulla, magari mi fermavo e non mi attaccavano, però io li ho visti che cercavano di mordermi le caviglie finché pedalavo, chissà perché poi non li avevo fatto niente, perché loro erano i boss del quartiere. Cosa ne pensi dei cani che aggrediscono le persone o gli stessi padroni e li uccidono? Incidente, potrebbe creare un incidente perché
Consigli